È una giornata oggi straordinaria, molto importante. Le corse sono in atto, ma qui abbiamo in questo magnifico salotto il presidente della società Fiere Corse dei Cavalli, Alessandro Arletti, e Thomas Manfredini. Thomas Manfredini che ha vinto la prima corsa, ma io a lui voglio chiedere come si gioca bene a calcio. Come si gioca bene? Diciamo che ci vuole tanta fortuna, ci vuole tanta passione, tanto sacrificio. Io ho avuto così l'abilità, chiamiamolo abilità, di fare una bella carriera, e quindi ti dico, giocare bene è un insieme di cose, però io credo che parta tutto da una grande passione che ho sempre avuto, quindi quando la senti dentro ti viene anche meglio fare il tuo lavoro. Allora, passione e ragione, perché tu dal calcio hai dato un calcio al pallone e sei salito in sella, si fa per dire. Io guarda, ho sempre avuto questa passione da fin da piccolo, andavo prima a sella, poi facevo le passeggiate, però un giorno mi sono detto, quando avrò la possibilità comprerò anche un trottatore, un cavallo da trotto. Così è stato, così mi sono appassionato, così sono diventato proprietario, allevatore e anche adesso anche gentleman, e mi diverto nel mio dopo lavoro, perché io sono stato calciatore, però questa per me è una passione, mi diverto a salire in salchi. Un rapporto col cavallo che deve essere di estrema passione o no? Sicuramente, credo che lo devi sentire nel sangue, perché a me è delle emozioni bellissime, non so, forse le paragono quando scendevo in campo davanti a tanti spettatori, non lo so, però salire in sulchi, fare una corsa, vincerla o anche partecipare, però ti dà delle emozioni che io non riesco neanche a spiegarmi, sono cose che mi sento, a volte mi sono anche commosso dopo una vittoria, ma fa parte di me, fa parte di questo mondo che è bellissimo e quel mondo che è chiamato cavallo, che è fantastico. Ecco, questa non è, oggi non è una giornata, e sarà anche quella del 20, presidente, non solo le corse ma anche la solidarietà. Sì, infatti la solidarietà, ma infatti volevo fare con grandi complimenti, perché hai vinto la corsa dedicata alla Onlus, che sta raccogliendo con tanto impegno i fondi per l'ospedale pediatrico Meyer. Quindi non solo hai vinto una corsa, ma hai vinto la corsa forse più importante, diciamo, dal punto di vista benefico, perché tutto l'evento è dedicato ai bambini dell'ospedale Meyer. Quindi forza e in bocca al lupo per le tue prossime gare, e in bocca al lupo anche a tutti i bambini che sono all'ospedale. E noi, si può dire, rimani ancora un attimo qui con noi, che abbiamo compiuto quanti anni? Io forse già ci vado vicino. La società modenese ha compiuto più di 150 anni. Il Giovanardi, che oggi si celebra, ha più di è del 1925-22, quindi quasi sta compiendo i 100 anni. E io, quindi, ci facciamo un augurio, perché sulla scia degli eventi benefici per i bambini, che questa società possa vivere altri 150 anni a venire. E siamo partiti non da questo ippodromo, siamo partiti da un altro posto glorioso. Sì, siamo partiti da quello che adesso si chiama Parco Novi Sad. Tu sicuramente non ti ricordi perché sei molto giovane, ma a Modena è stato costruito l'ippodromo dopo l'unità d'Italia, quindi praticamente più di 150 anni fa, e la prima corsa, pensate, si svolse non la prima domenica di maggio, che fu rinviata per causa pioggia, infatti la scorsa domenica è piovuto, mi sembra, e si celebra la seconda giornata di maggio, quindi non è solo una ricorrenza del Giovanardi, ma anche una ricorrenza dell'inaugurazione dell'ippodromo, Carla. Era il Forum Boarium, e lì c'erano anche gli animali, naturalmente, quindi qualcosa è rimasto. 2 anni dopo l'unità d'Italia abbiamo cominciato. Ti do una curiosità, scusa, permettimi, ti tratteniamo, poi ti lasciamo andare le tue mie.
curiosità che sicuramente forse non sai neanche tu se sei di Modena. Prima dell'ippodromo c'era un parco in cui erano piantumati dei platani, il duca aveva scelto i platani come alberi decorativi, ce n'erano tantissimi disposti a raggiera, di questo parco purtroppo non c'è rimasto più nulla perché sorse l'ippodromo, ma è rimasto l'unico testimone di questi alberi che ancora lo trovi all'autostazione delle Corriere. Sì, è vero, è rimasto quello. Allora adesso abbiamo fatto... ha raccontato un po' di storia, tu ancora non c'eri, ma dopo l'Unità d'Italia non c'ero nemmeno io, devo dire la verità. Ma dopo questo, il calcio, i cavalli, ma tu hai una vita privata, non è che voglia sapere? No, la vita privata ce l'ho, adesso io il mio dopo calcio l'ho basato sugli animali, cioè un allevamento di Golden Retriever di linea americana e sono allevatore di trottatori. Adesso ho smesso da poco, ho voluto staccare un po' perché ho avuto purtroppo un brutto infortunio e niente, adesso come ho detto prima mi sto divertendo con gli animali, mi sto divertendo con le mie passioni e finché posso vado avanti così, insomma. Quanto conta il divertimento nel lavoro, nel senso di scegliere il lavoro giusto? Ma io credo che con le difficoltà che ci sono adesso, perché comunque sia nell'ippica che nella vita quotidiana ci sono tante difficoltà, quando cerchi di investire o quando cerchi di avviare un'attività devi avere la passione, devi avere qualcosa che ti spinga oltre l'ostacolo, oltre a quello che possono essere i rischi di qualcosa. Io ho basato questo perché vivo di quello, il mio lavoro è stato fatto di emozione, di passione e l'ho trasportato in un altro mondo, in un altro così tipo di persone, perché per me sono come persone gli animali. Mi stanno dando grandi soddisfazioni, io sono felice, quindi niente, speriamo che vada più felice. Io sono felice, una cosa di questi tempi importantissima. Presidente, ci vuole aggiornare sulle altre corse, facciamo... Sì, sì, abbiamo in programma altre numerose corse, quindi diciamo continueremo con le interviste, una novità, questo salottino raccoglie le esperienze diciamo dei vincitori, quelli che verranno dopo di te, quindi insomma esatto, quindi noi non diciamo nulla per scaramanzia, stiamo zitti, però in cuor nostro sappiamo che insomma ci teniamo al futuro. Quindi prossimamente aspettate e altri episodi di questo salottino a incorrersi uno con l'altro. E vogliamo dire anche qualcosa per i bambini, hanno tutto quello sì, che vogliono. Adesso io infatti Carla inviterei, lascerei, ti saluto e ti ringrazio della tua disponibilità, in bocca al lupo.